Teramo che volevo è questo, però l'avrei voluto con un'aggiunta di un gol per noi, così vincevamo la partita, che alla fine è quello che ci è mancato. Mi spiace perché hai fatto un'analisi giusta, secondo me la partita è stata in controllo, peccato che ci è mancato il guizzo che ci avrebbe fatto vincere la partita, però accettiamo il risultato, è una squadra comunque ben organizzata, ben messa in campo, non era facile oggi, il terreno non era nelle massime condizioni, quindi accettiamo, anche se dispiace perché se avessimo fatto qualcosa in più secondo me potevamo portare a casa la vittoria. No, sono soddisfatto perché i ragazzi sono stati bravi a non prendere gol. La partita con la Viterbese più o meno era sullo stesso filone, però abbiamo ceduto e abbiamo preso gol. Oggi i ragazzi sono stati bravi nella fase difensiva perché abbiamo sempre tenuto il Foggia lontano dall'area di rigore, non ricordo tiri in porta da parte del Foggia e non è facile perché comunque una squadra che ha 32 punti, la fase difensiva è stata buona. Magari in fase negli ultimi 25 metri potevamo fare, ma non qualcosa in più, perché uno, eravamo un po' stanchi dalla partita del Bari, e due, c'era un campo che non permetteva grande qualità, perché loro comunque difendevano sempre a 5 e non era facile per i nostri trovare il guizzo. Ci è mancato quello alla fine, perché poi queste partite sono in grande equilibrio e a volte una giocata del singolo, come è successo col Bari, la giocata dei Bombacci ti fa vincere una partita. Però sono contento perché comunque dopo la prestazione dei Bari mantenere così alta la concentrazione non era facilissimo secondo me. Non abbiamo concesso un tiro in porta all'avversario, denota grande compattezza, grande attenzione e concentrazione, quindi da quel punto di vista sì, dal punto di vista del risultato è un risultato che accettiamo. Ci è mancato qualcosa per vincere la partita e quindi dobbiamo rispettare il verdetto del campo, tutto qua, continuare a lavorare. Adesso domenica abbiamo una partita altrettanto importante, ricaricare subito le pile per essere pronti domenica.